Ben ritrovati a tutti gli amici di Ecofuturo, a quelli presenti, a quanti ci stanno seguendo in diretta streaming. Il festival volge alla conclusione, dopo questo momento avremo un ultimo incontro con Roberta Radice e Martina Camarda, in cui cercheremo di tirare un po' le fila del festival, verrà presentato un ultimo progetto, ma insieme all'amico Daniel Tarozzi e a Marco Boschini, collegato con noi via Skype, cerchiamo di presentare un libro che va nella direzione dello spirito del festival Ecofuturo, cioè di raccogliere tante esperienze, tante riflessioni in un'unica cornice, ecco, in maniera un po' ironica intitolato Expo della Dignità, insomma abbastanza esplicita l'ironia, curato da Stefano Catone e Marco Boschini, sottotitolo Contro la fame e ogni sfruttamento. Marco, ce ne puoi parlare, una presentazione, come nasce l'idea di questo libro, come si è sviluppata e sei soddisfatto di questo lavoro che abbiamo realizzato insieme, qui io e Daniele e tanti altri abbiamo dato un piccolo contributo. Allora, buongiorno a tutti, grazie per essere riusciti a organizzare questa cosa all'ultimo momento, mi dispiace non essere lì con voi, ma l'idea dell'Expo della Dignità nasce da l'osservazione di un episodio molto importante che sta attraversando il nostro paese, che è l'organizzazione a Milano di questo grande evento, di questa grande kermesse che appunto è stata ed è, per un altro mese ancora sarà l'Expo. Le persone che hanno cominciato a ragionare intorno a questo libro temevano che questa potesse diventare l'ennesima occasione sprecata per il nostro paese, e da quello che si è visto, insomma, dal dibattito che è emerso, che si è sviluppato sui media in giro per l'Italia, effettivamente diciamo che un po' l'occasione si è persa. Si è persa soprattutto per mettere al centro il tema del cibo e di conseguenza automaticamente della fame, della povertà, delle disuguaglianze che in giro per il mondo ci sono. Lo scopo del libro era proprio quello di provare a raccontare altre possibilità che in giro per l'Italia, diverse realtà istituzionali, associative, di comitati, un po' il riassunto, se vogliamo, di quello che state facendo voi in questi giorni con il Festival di Ecofuturo, provare appunto a mettere insieme tante voci, una pluralità di voci che raccontassero ciò che già stavano facendo, ciò che già si sta facendo intorno al tema del cibo, della fame, e poi in realtà non solo, perché dentro il libro si parla di energia, si parla di sostenibilità ambientale, si parla di caporalato, di sfruttamento del lavoro, si parla dell'uso del tempo e di come liberarsi, no, dalla droga, della velocità, del consumo, dell'uso e getta. Quindi tanti temi che però avessero al centro la persona, la dignità delle persone, nel tentativo di provare a cambiare un po' l'agenda politica nazionale.